Allora, buongiorno a tutti. Io oggi sono particolarmente felice perché quando si è a casa si è felici. Io sono nato qui a Caldo, in via Foria, ho fatto le scuole elementari al Frebelliano, che è un edificio che si trova qui vicino, le scuole medie alla Benedetto Croce. Quindi ho avuto la fortuna sin da bambino di conoscere il valore e l'importanza di questo museo che avrò visitato decine e decine di volte. E da quando sono ministro, è la terza volta che vengo qui, credo che non ci sia nessun museo italiano del quale mi sia recato per tre volte in un lasso di tempo relativamente breve, sono appena 5 mesi. E quando ero direttore del TG2, d'accordo con il direttore Giulierini, io feci fare un documentario che ciascuno di voi potrà andare a vedere sulla piattaforma della RAI, un documentario con TG2 dossier interamente dedicato a questo museo. Quindi è evidente che c'è un atto di amore da parte della mia persona nei confronti di questo luogo. Ringrazio, l'applauso è un applauso più che meritato, perché immagino tutto il lavoro che c'è dietro questo risultato, e ringrazio tutto lo staff del Ministero che è qui con me, il direttore generale Osanna, la professoressa per l'apporto che ha dato, il capo di gabinetto, il direttore generale La Rocca, perché c'è stato un lavoro di entusiasmo, un lavoro corale, la direttrice regionale dei musei, tutti quanti hanno dato un apporto a questo progetto. Vedete, questo progetto non è un progetto casuale, ne parlavo prima con il mio amico senatore Rastrelli, che mi supporta nelle azioni per Napoli in Parlamento, e lo ringrazio, ma è un progetto, quello che noi facciamo per i musei e cui daremo sempre maggiore impulso, rappresenta, come dire, la punta dell'iceberg di un progetto identitario e culturale molto più ampio. Nella canzone d'Italia Giacomo Leopardi declina questi versi: o patria mia. E che cosa identifica lui nella patria? Identifica gli archi, le colonne, l'erme, cioè la patria è fatta di tutti quei simboli che nel sedimento della storia, in secoli e secoli di storia, si sono creati all'interno di un popolo e del valore identitario di un popolo. Benedetto Croce, che era a Palazzo Pino Marino, non lontano da qui, che probabilmente avrà visitato questo museo, Benedetto Croce ci dice che la storia è sempre un fatto contemporaneo. La storia non è un orpello del passato. La storia è una sorta di cassetta degli attrezzi dove noi rinveniamo gli strumenti che ci aiutano a interpretare il presente e magari anche a prefigurare il futuro. Quando ho frequentato la facoltà di giurisprudenza e studiai sui testi di grandi maestri romanisti, Vincenzo Arangio Ruiz, che fu anche uno dei primi ministri repubblicani, che scrisse quel meraviglioso testo molto chiaro, Storia del diritto romano, oppure il napoletano Antonio Guarino, che scrisse un meraviglioso testo sul diritto romano, si intitolava, ma era il manuale per l'esame di istituzioni di diritto romano, tu potevi comprendere le istituzioni repubblicane di Roma e poi quelle imperiali successive attraverso una visualizzazione esperienziale all'interno di questo museo. E infatti ci dice André Malraux, grande scrittore francese che fu il ministro della cultura di De Gaulle, ci dice: il museo è uno dei luoghi che danno l'idea più elevata dell'uomo, perché il museo non è, come dire, una mera esposizione di reperti archeologici in questo caso, ma è la costruzione di una storia, e la storia è un'identità, è quello che Giambattista Vico chiama l'iter sentire comune. Una comunità non esiste in maniera astratta, ma una comunità esiste quando ha un'identità che si è sedimentata nella storia e che unisce, che cementa questa comunità umana, nel caso nostro la comunità nazionale italiana. Ora io so che qui ci sono tanti altri progetti, il collegamento con la metropolitana, la valorizzazione, è una cosa alla quale tengo molto, della galleria che si trova qui di fronte, che è bellissima e che può, diciamo, tornare a vivere, a pulsare. Io ringrazio il direttore Giulierini, il direttore Osanna per quello che hanno fatto, perché io ricordo anche gli anni in cui questo museo, soprattutto negli anni Ottanta, era un luogo polveroso e buio, era proprio buio proprio nella visione, entravi dentro e
e c'erano pochissime persone, io ero uno dei pochi ed era un luogo non vivo come lo è diventato adesso, purtroppo un luogo non conosciuto dagli stessi napoletani. Questo è uno dei più importanti musei archeologici del mondo. Io ho dato al mosaico della battaglia di Issu una mia interpretazione personale, poi loro mi diranno che magari sto sbagliando, ma quel mosaico secondo me simboleggia la lotta tra la polis, c'è un ambito dove si riconoscono le persone titolari di diritti e di doveri, e invece la monarchia territoriale, dove invece si è sudditi. Noi dobbiamo sempre affermare la nozione di cittadini in contrapposizione alla nozione di sudditi. Quando io faccio una critica a una certa globalizzazione, ricordo sempre che c'è un'altra nozione occidentale, di cibes, destinatari di diritti e di doveri, e poi c'è la nozione del suddito, che purtroppo oggi sta degradando a codice a barre, le persone degradano a codice a barre e perdono il loro valore di cittadini. E quindi tutto questo invece noi lo ritroviamo qui dentro. Molto spesso io su questi temi cito due grandi autori che sono Cioran e Mircea Eliade. Quindi dopo questo appannamento c'è stato questo rilancio, ci sono tanti altri progetti, e un progetto a cui personalmente tengo tantissimo, e oggi do ai giornalisti una notizia ben precisa, no? Avendo fatto giornalista per oltre 30 anni, sono tutti quanti presenti la notizia che l'altro giorno ho firmato un decreto per portare sul progetto di Palazzo Fuga e dell'Albergo dei Poveri altri 33 milioni di risorse aggiuntive. Quindi ai 100 che ci sono dell'articolo altri. Quando ho incontrato la direttrice del Louvre a Parigi col mio capo di gabinetto, lei ci ha raccontato che in effetti esistono tre Louvre, quello principale, uno nel nord della Francia in un'area degradata e un altro poi dopo quello che è stato portato negli Emirati. Ora, allo stesso modo, io penso che il MAN abbia tutte le risorse, tutto il patrimonio. Io ho visitato, e l'abbiamo fatto anche vedere nel nostro documentario, quelli che sono i depositi del MAN, e quindi il MAN potrà raddoppiare sulla direttrice di Via Foria. Cioè, voi provate ad immaginare insieme a me l'attuale sito dove ci troviamo noi adesso, Via Foria passando attraverso l'Orto Botanico, che è un'altra eccellenza di Napoli, e si arriva poi all'Albergo dei Poveri, dove il direttore già mi ha fatto individuare alcune collezioni che potranno essere esposte lì. Saluto anche il magnifico rettore della mia università, posso dire, della mia università, Federico II. Quindi queste sono le idee che abbiamo e che io perseguirò con costanza. Qualcuno mi dice che vengo troppo spesso a lavoro, ma io sono un martello pneumatico, però ogni volta saranno invitati. Ieri sono stato anche a Verona, dove abbiamo esposto per la prima volta in dialogo fra di loro due meravigliosi dipinti di due grandi maestri, il Bacco di Caravaggio e quello di Guido Reni. Le prossime settimane andrò a Milano per il progetto di Palazzo Citteo, però qui c'è il mio cuore e quindi io vorrei vedere il MAN numero 2, dopodiché potrò andare anche in pensione. Grazie.